la gestione della combustione. Sappiamo come garantirci una corretta combustione? Per garantire una corretta combustione, ricarica con pezzi di legna spaccati del diametro massimo di 10 cm e quanto più possibile uniformi. Ricarica quando si è formato un letto di braci rosse. Non prima, perché il ciocco, posto sulla fiamma in realtà, la soffoca prima di incendiarsi. Non dopo, perché con una ricarica troppo ritardata non ci sarà più la temperatura in camera di combustione sufficiente per innescare rapidamente una nuova combustione. In entrambi i casi, sia di ricarica sulla fiamma sia di ricarica ritardata, si generano molti più inquinanti che non con una ricarica corretta. Quantità di legna. Inserisci una quantità di legna adeguata, mai un solo pezzo, ma sempre due, tre o quattro, in modo da favorire la massa critica della combustione. Non sovraccaricare mai il focolare, perché altrimenti i vapori di legna, in gran parte, non bruciano, si spreca energia e si moltiplica l'inquinamento. Regolazione dell'aria di tiraggio. Regola correttamente l'aria di tiraggio. Non troppa, non tutta aperta come in accensione, per evitare un trascinamento dei fumi prima che possano bruciare. Non troppo poca. Le fiamme devono sempre essere vivaci. L'aria di tiraggio va chiusa completamente solo quando i tizzoni sono spenti. Aspetto importante. Per avere più o meno calore con la stufa, si deve regolare la quantità di legna mettendone di più o di meno, non il tiraggio, perché chiudere il tiraggio per conservare il calore in realtà soffoca le fiamme e decuplica le emissioni inquinanti.